non c'è mai stato dopo. Si è sentita sotto la pelle l'emozione per questa perdita. Ma quando succede un fatto così si possono fare le cose. Commozione nella giornata di venerdì 8 marzo a Cornier, dove nel pomeriggio è stato ricordato il maresciallo Enzo D'Alessandro, a 20 anni della sua scomparsa e della nascita dell'associazione a lui intitolata. Il comune di Cornier, insieme a quello di Valperga e l'associazione Enzo D'Alessandro, hanno organizzato questo sentito momento in cui l'operato alla figura del militare è stato ricordato attraverso le parole del sindaco di Cornier, Giovanna Cresto, del collega di Valperga, Walter Sandretto, e di quelle dei familiari, la figlia Laura e la moglie Carmela Ciuro. Presenti tanti primi cittadini canavesani, consiglieri regionali e metropolitani, onorevoli della Repubblica Italiana, il comandante della compagnia di Ivrea, Manuel Grasso, il comandante della stazione di Cornier, Gianmarco Altieri, tantissimi gonfaloni e soprattutto i bambini dell'Istituto Comprensivo di Cornier Valperga. Dopo una breve presentazione nel cortile interno del comune è stata inaugurata la stela Amico Carabiniere in memoria del maresciallo D'Alessandro e come ringraziamento a tutti i carabinieri che ogni giorno con grande impegno lavorano per la collettività. La commemorazione è poi proseguita all'interno dell'ex chiesa della Santissima Trinità in cui è stato possibile visualizzare gli elaborati artistici degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cornier, Valperga e Forno Canavese. Dopo i discorsi dell'autorità e l'intervento degli alunni è seguito un piccolo rinfresco e la Santa Messa nella parrocchia San Dalmazzo, officiata dal cappellano militare Don Diego Maritano. Thank you.